Grazie ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come potete vedere, siamo qui su un server e il server sì, da quanto ho capito, si chiama Isole Skyblock. Infatti vedete qui sopra il nome e prevalentemente qui si gioca comunque Skyblock e cioè probabilmente si gioca solo Skyblock. Allora, qui vediamo tutti i... Intanto cominciamo a esplorare un po' l'hub. Questo diciamo è un video presentazione del server. Poi faremo tranquillamente una serie sul gioco. Allora, innanzitutto, vediamo qui che ci sta. Questi non c'è. Ah, questi sono sostanzialmente chi ha lavorato alla creazione del server. Qui abbiamo il Mr. Funny, che è il pluginer, e l'admin è Builder, che è il tornado blu. Founder che è Rei Mitsugi, spero di pronunciare bene i vostri nick. Poi un altro admin è Builder Tomoik, e infine il secondo pluginer che è Vortex IGS. Questo sostanzialmente sono chi ha creato il server. Qui c'è lo shop di Kit, che c'è quello, il primo è quello della ghiaia, 25.000, 35.000 quello di terra, 40.000 quello di sabbia, 40.000 quello di ghiaccio, 20.000 quello di quarzo e 25.000 quello neve. E questo è il venditore Kit, che cliccando qui ci vende il kit. Poi andiamo avanti. Queste sono le top 10 isole, che sono il primo Big King, che ha raggiunto 10.852 livelli, il secondo che è Tommaso 2110, che ha ottenuto un livello di 8.400, e infine Fern, che ha ottenuto un livello di 4.600. E qui dietro ci sono tutti gli altri. Oppure un classico Steve come skin. Allora, questo qui ci sono le... Ah, queste sono le chest bonus. Infatti sono chiavi e all'accesso mi hanno la prima comune. Quindi penso che tutti i player danno questa chiave comune come primo accesso. Ma diciamo che vediamo innanzitutto tutte le cose. Allora, questi sono generatori, che è quello classico, che è quello sbloccato che danno subito, che dà pietrisco 70%, pietra 25%, ferro al 5%. Il secondo si diminuisce la percentuale di pietrisco, ma aumenta la percentuale dal 70% al 65%, aumenta quella del carbone. Poi stessa cosa, si diminuisce ancora percentuale di pietrisco e in questo caso anche di pietra per il generatore livello 3. E danno ferro al 9%, quindi si aumenta la percentuale di ferro, si aumenta la percentuale di carbone e si aggiungono anche i lapislazzuli. Poi abbiamo quello generatore quarto livello. Generatore quarto livello che dà pietrisco al 55%. Pietra al 15%, ferro al 12%, carbone al 12%, lapislazzuli al 3% e smeraldo al 3%.
abbiamo l'ultimo generatore, quello di quinto livello, che dà pietresca al 50%, pietra al 10%, ferro al 16%, carbone al 15%, lapislazzuli al 3%, smeraldo al 3% e pietra rossa al 3%, sperando che di riuscire a raggiungerlo. Ok, questo sarebbe il sesto discorso diciamo, di upgrade. Invece di essere generatore, aumenta il limite di base di player per isola. In questo caso, quello già sbloccato, c'è cioè il limite membri di 3. Poi si arriva a 4, 5, 6 e 8 membri. Poi vediamo l'espansione di isola, che di base è 100%, poi 150x150, 200x200, 250x250, 300x300 e infine 350x350, che costa 1 milione quell'ultimo. Fine. Ah, ok, per questo c'è bisogno di, diciamo, di essere VIP. Tu puoi volare e io forse un giorno ce la farò. Ok, qui ci sono i vari shop. Ad esempio, questi sono, qua vendono le uova. Quello dei villager, 1500, che non è male, 249. Lama, corsi polare, spawner, 2,99. Ma penso che 2,99 di soldi veri, non lo so. Vabbè, poi, perché se normalmente qui c'è, cioè, come valuta il simbolino del dollaro, e penso che sia la moneta del gioco, questo penso che o sia gemme o effettivamente soldi veri. Allora, ok, vediamo se conosco i comandi. Penso questo sia per la hub. No. Ok. Questo sì, regolamento. Economia. Ok, servono comandi al server. Ah, ok, semplicemente spawn. Contrario. Ok, perfetto. Qui penso si andrà sul sito. Questi sono. Qui ad esempio c'è, oh, carina skin. Qui penso sia o nel Nether, penso si dà pure questa possibilità. Vediamo. Come, cioè, soprattutto quanto bisogna salire. L'ho fatta qui, ok, i quattro parte quell'angolo lì non si può più salire, se no, se non qui al centro. Ok, qui ci sono le pezzi di ossidiana, che è chiarola. Ufì, comunque ragazzi, è fighissima questa hub. Allora, partiamo pure questo, vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Pure questo drago qui è fighissimo. È fatto con la Endstone, ma è veramente veramente figo. Ok, direi di scendere. Diciamo, l'unico consiglio che potrei dare è un metodo, magari non tanto per salire, ma tanto più alto per scendere. Semplicemente basta fare di un blocco più largo la scala, e al centro in fondo una pozza d'acqua, così uno si butta e può scendere. Però, ma comunque penso che in ogni caso non si prenda danno. Ah, che okay, questi sono sempre degli
di uno sciopero, quindi questi sono dei mob non pacifici, per così dire, mob ostili. Stavo per cadere. Meglio di no. Devo ricordarmi di seguire per bene la strada, che se effettivamente se no cado nel vuoto. Comunque è veramente figo questo drago. Allora, diciamo che se uno non conoscesse i comandi per andare da una parte all'altra nell'hub, diciamo che ce ne mette parecchio per spostarsi, eh. Allora, innanzitutto ritorniamo al centro. Allora, abbiamo visto, ok, questo ristorante, ovviamente stile giapponese. Allora, però è che comunque che sono carine, molto belle strutture. Ah, qui c'è lo shop. Sono che più. Ah, ok. Quel cuoco vediamo è da. Ah, ok, quindi. Ok, quello uno vende che ti piace e l'altro. Comunque, praticamente tutti i tipi di cibo. Ah, io comunque ora ci avevo visto gli alberi, comunque stavo per dire, comunque sono molto belli. Però ora ci ho fatto caso, che era ispirato a quelli di ciliegio in fioritura, tra l'altro. Vabbè, comunque con questo caldo, pure normale che questo per. No, in teoria è verso aprile, maggio, in primavera che fioriscono gli alberi. Almeno se non ricordo male questi qua. Allora, vediamo di qua cosa abbiamo. Questo è di gemme. Ok. Quindi uno vendo gemme, qui le può spendere. Qui c'è un altro warp. Ok. Di vari gadget. Proviamo. Andiamo qui in end. Che è praticamente dove stavamo prima. Perché End se stiamo qui in zona Nether? Non lo so. Ah, forse tu? Ah, ok. Quindi perfettamente. Eccolo, portare l'End. E io non ci entrerò. Andiamo, torniamo allo spawn. Allora, siamo andati qui in End. Monster Shop, che era questo qui. Ok, quindi l'abbiamo visto. Beach Arena. Ok, questi sono i tre principali, cioè i tre che stanno sul trono per vedere chi hanno fatto più kill. Lui è il primo, che ha fatto 305, Forge Mage. Tu, il secondo, ne ha fatti 98. E tu, il terzo, ne ha fatti 89. È chiaro ora. Per poco Tommaso non era secondo. Museo. Tanto sì, lo so, sono abbastanza rapido per fare le cose, però carina. Diciamo, altrimenti il video se no durerebbe anni. Ok, questo sinceramente. Ok, questo è la farm di cactus. Che praticamente quando crescono non possono stare su quel blocco perché c'è la fence che li blocca e quindi cadono nell'acqua, nelle tramogge e quindi nella cesta. Ed è perfettamente automatico, quindi uno deve solamente andare a prendere ogni tanto i cactus. Stessa cosa per quanto riguarda dei canne da zucchero, solo con la differenza che comunque la crescita
devono stare vicino all'acqua, la raccolta è identica, cambia effettivamente la raccolta vera e propria. Sostanzialmente, quando la canna da zucchero raggiunge il terzo blocco di altezza, viene attivato l'observer che attiva il pistone sotto e quindi manda qui sull'acqua, quindi la tramoggia, la canna da zucchero va a finire nella cesta. Che non è male. Allora, qui che abbiamo? Ah, sono i cobblestone generator, vari tipi. Questo è quello, è un cobblestone generator multiplo, quindi più player qui possono raccogliere. Questo è singolo, quello base. Poi qui c'è il nome? Sì, questo è quello avanzato, perfetto. Questa è quella base, che è sostanzialmente un blocco di lava, e quello d'acqua, sostanzialmente l'acqua va a finire di sotto, la lava cerca di andare avanti e qui si farma. Questo è, ah, questa è quella temporizzata a pistoni. Non farei pistoni, però questa produce solo cobblestone. Però per chi vuole avere una farm automatica di cobblestone va pure bene. Ok, invece questo dietro è tutto il circuito che mi dovreste, se un giorno riuscirò a farla, che mi dovrò studiare appunto per farla. E non è male come idea per farla in modo automatico. Allora, qui abbiamo le varie farm di zucche e angurie. E sostanzialmente il ragionamento è lo stesso di quello di per la farm di canna da zucchero, quindi sfrutta i pistoni. E sostanzialmente quando la zucca cresce viene sparata da un'altra parte e quindi poi in automatico viene raccolta. Qui ci sono altre farm. Questa è la farm da pesca, che comunque conosciamo, almeno voi sul canale conoscete già perché l'ho portata sulla mia serie principale Minecraft Vanilla. Questa è esattamente la stessa farm di canna da zucchero, identica. Solamente c'è l'attivazione manuale della leva. Mentre quella penso che sia. Penso che sia automatica. Sì, vedo io server, quindi sì, quella è automatica. Questa è semi-automatica. Sì, questa è la farm di terra che basta mettere due blocchi di terra, due di gravel, ti fanno quattro di course dirt e quindi poi zappano da terra normale. Quindi da due si ottengono, unendo con la gravel se ne ottengono quattro. Allora, qui abbiamo tre pixel art, il piccone di diamante e due teste di skin, penso siano quelle dei builder. Ok, qua ci stanno vari tipi di terra, a seconda del bioma, quindi direi di tornare alla home. Upgrade abbiamo visto, dobbiamo vedere i warp. Spawn, e qua ci siamo, negozio, e ci siamo, che l'avevamo visto, no? Ok, qui è lo shop repair, quindi penso che sia, sì, per comprare cose e per ripararle, credo. Non chiedetemi come ripararle. Qui chiavi. Clicco qua. Niente. Penso che siano, quando si acquistano le kit, che si possono ottenere cose lì. Allora, no, gadget no. Isola, rank 2. Queste sono le varie isole. Quindi, direi di tornare allo spawn,
e di aprire questa chiave comune. No, Marina. E mi ha dato l'uovo di un maiale, la grande. La cosa è veramente, cioè, veramente carina sta cosa, posso dare di tutto, cioè, l'uovo di un maiale come prima cosa, veramente, veramente fighissima come cosa. Ora volevo guardare pure un po' dal punto di vista estetico, se queste nuvole si tolgono, anzi se fa che faccio? Le tolgo, no? Allora, vediamo, eccole qua, vediamo le nuvole. Che è chiaro, volevo vedere dal punto di vista grafico come hanno costruito le cose. Infatti, guardate, cioè, quanto è figo sto drago. Devo ammettere, comunque, almeno per come si presenta la app, è veramente, veramente una. Cioè, una veramente ben fatto. Anche perché avere al centro, sì, è vero. Sono comunque player, però sono sostanzialmente tutti i comandi qui al centro, praticamente dove si spona, quindi sponi e hai tutto accanto, veramente comodo. E poi da ogni parte che si va, si può comunque, almeno la parte quello stile giapponese, ci sono un'altra volta i altri player che permettono cioè di tornare comunque là o di andare comunque in altre zone, che comunque questa in un server comunque almeno esposto, creato in così, in questa larghezza, è veramente veramente utile come cosa. Allora, direi che per questo video è tutto. Comunque devo ammettere che ripeto, il server fatto veramente bene. Sicuramente comincerò la serie qui, e comunque per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Mi raccomando, iscrivervi al canale, di mettere un bel pollice in su, e noi ci vediamo in un nuovo episodio. Ciao a tutti voi.